Netta crescita di margini di interesse, di intermediazione, investimenti per 60 milioni di euro, utili per 2 milioni 600 mila euro. Sono alcuni dei dati del bilancio 2017 della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo Didiano e della Lucania, anticipati dal direttore generale Ciro Solimeno in vista della tradizionale Assemblea dei Soci. Abbiamo eh, potuto sperimentare concretamente il nuovo territorio rappresentato dal Vallo Didiano che ci aveva portati alla fusione giuridica, economica e di fatto già dal 1 luglio del 2016, quindi solo sei mesi. Il 2017 invece è stato l'anno in cui abbiamo investito molto in quel territorio e diciamo, la banca si è fatta conoscere, la nuova banca si è fatta conoscere ed, ha, ed anche eh, a giudicare dai risultati apprezzare. Abbiamo fatto nuovi investimenti complessivi per oltre 60 milioni di euro, abbiamo anche eh, registrato nuova raccolta in, importante, ma principalmente eh, diciamo, abbiamo capolto quelli che erano i risultati economici eh, dell'anno precedente anno precedente che ci aveva eh, visti operare per sei mesi come istituti distinti, sia la Banca del Cilento che l'ex eh, BCC di Sassano e poi per un altro semestre eh, diciamo, insieme. Possiamo registrare una netta crescita del margine di interessi eh, di oltre il 12%, e poi principalmente del margine di intermediazione che anche se è cresciuto in modo, in modo considerevole viene fuori da sé un risultato positivo che ribalta eh, per oltre 2 milioni e 600 mila euro quello che era stata la perdita di bilancio dell'anno precedente pari a circa 1 milione e 9 Perdita di bilancio, diciamo, giustificata l'anno scorso con la necessità di aumentare il coverage sulle partite anomale. E per il 2018 sono in arrivo importanti novità per la Banca del Cilento. Quest'anno sarà un anno di consolidamento dei dati fatti. Realizzati l'anno scorso ma sarà anche l'anno eh, di presumibile nuova aggregazione dovuta a un'operazione straordinaria che stiamo conducendo però all'interno del gruppo bancario Il Crea che ci dovrebbe portare ad acquisire tre nuovi sportelli. Eh, di cui uno a Salerno e altri due eh, diciamo, vicino Potenza, Tito e Satriano. Probabilmente questa operazione sarà a fuorire anche eh, finalmente poi all'apertura su Potenza, già che su Tito avremo due filiali in contemporanea e quindi una delle, delle due sarà presumibilmente poi spostata eh, diciamo, su Potenza.